E signori, continuiamo la nostra avventura. Vediamo cosa vogliono da noi. Salvare i miei fratelli è stato più che un atto di carità, Ezio. Gli uomini che hai liberato avranno un ruolo chiave nei prossimi giorni. Chiedi loro aiuto e si uniranno a te. E una volta a capo della mia combriccola? Mandandoli incontro a delle guardie, creeranno un diversivo. Aprendomi la strada. Esatto. Mi eviterà di sporcare la spada di sangue. Mi piace. Ma tanto lo faremo lo stesso. Ora ti dico come servirtene. Il piano di Antonio prevede uno stratagemma. Dobbiamo travestirci da arcieri, ma per fare questo ci servono le loro armature. Ne è appena arrivato un carico pronto per essere consegnato a Palazzo della Seta. Svuota le casse e recupera le uniformi. Una volta fatto, dovrai procurarmi anche una barca e riportarla qui. Ci servirà per far entrare i nostri uomini nel palazzo. Consideralo fatto. Stratagemma. Strata Laura. Bullshit. C'è da recuperare tre elementi. Mi sono perso, non ho capito che elementi, però Ezio, fai qualcosa, grazie. Ma lo andremo a scolpire prima di subito, non vi preoccupate. So. Dai, su. Guarda. Ok. Distraeteli. Intesi. Metodo più comodo di tutti questo. Ma perché non partono neanche quegli altri? Che palle. Va bene, comunque li abbiamo recuperati senza alcun problema, senza dover fare a botte con nessuno. Ladri anche lì, quindi buona. Dopo di voi. Sì, va bene. Sono cose che ti riguardano. Scuola di Sant'Orsola. Sì. Intende commissionare un ciclo di affreschi per la sua cappella. Dal momento che Messer Carpaccio non è disponibile, si chiede agli interessati di avanzare. Oh. Mi levo di mezzo. Non ve la caverete così. Maledetto. L'avete combinato. Non c'è nulla per te qui, caffone. Riesco ad atterrarlo? L'avviso deve obbligatoriamente... Scusate. No, devo star fuori da qui. Scusate. Ok. Mi servono altri ladri, però. That's the problem. Mette le mani addosso. Che dirò ai clienti? Venite a gustare le prugne schiacciate di Luigi! O preferite le mele ammaccate! O i funghi insozzati! Non ve la caverete! Piano piano, prendi loro. Sapete cosa fare? Bene. Vattene! Non si scappa! Non c'è niente qui per te! Parfait. 3 su 3 recuperati. La mia musica non vi piace? Settimana si terrà un... No, la tua musica mi fa proprio ca. Eccolo! Lì! Lì! Qualcosa non va. Sì, respiri ancora. Via. Bello, bravi. Bravi. Coglietemi con le frecce, coglietemi, che tanto vi vado un culo. Forza, 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 forza. Forza. Scendi dalla barca per lasciare ladri. E sono sceso. Mo. Molto bene, Ezio. È proprio quello che ci serviva. Farò sapere ad Antonio che hai finito il lavoro. Soldi. 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 2500, buono.
Però a questo punto, dato che tipo è durata pochissimo, fammone un'altra attaccata, perché se no, dei poveracci siamo. Cortigiani, come possiamo aiutarvi? E altri 12.000 dentro nella villa. Nine. Tutto passa. Ti prego, entra. Il tuo lavoro ci ha ridato la forza che avevamo, Ezio. Siamo pronti a colpire. Dimmi solo che cosa devo fare e io lo farò. Agirai col favore delle tenebre, dai tetti. È meglio a posto degli arcieri attorno al palazzo. Uccidili, ma senza strepito. Verranno rimpiazzati dai miei uomini. E le guardie, invece? Quando avrai spacciato gli arcieri, ci vedremo di fronte a questo edificio, qui. E discuteremo sul da farsi. Nessun problema. Sistemerò gli arcieri e tornerò da voi. Allora è deciso. In bocca al lupo. L'ho premuto! Brutto stronzo! Che stronzissimo che è. Va bene, 5 bersagli. Non ho capito se bisogna farci, cioè, se possiamo farci individuare o no. Boh. Nel dubbio ingaggerò qualcuno lì sotto, proprio sotto tiro, lì vicino. Sono il meglio per voi, amici miei. Dell'ambasciatore portoghese, il cortigiani. Venite a me. Ho distillato un elisir di piombo e melograno ideale per il... Ma sono in alto, capito? Vabbè. No, intanto qualcosa famo. A meno da dire, lo ingaggiate per qualcosa. Allora, stare qui, vattene. Fuori uno. Scendi giù subito. Due. Bastardo. Seguitelo. Bastardo, giù le mani. Giù cosa? Giù te invece. Dritto nell'acqua. Ah, che goduria. Tira via, ora. Là. Diavolo, non lo vedo più. Lo vedo, là. Anche ti vedo. Infatti, no. Dio è con me. Ma Ezio, ci devi finire anche te nell'acqua. Meno male non è Altair, se no avrei sbroccato malissimo. Sta scappando. Lo vedo, là. Accidenti, sei veloce. È velocissimo, Ezio. Però devi anche arrampicarti, sì. Bravo. Non puoi sfuggire al tuo destino. Accettalo. Ma io ho premuto cerchio per... Vabbè, va bene. Laggiù! Da che parte? Da che parte questa? Ehi, state indietro. E anche questa. Bene. Then... Bene, grazie per avermi aggiornato City Skylines, che non gioco da tipo 5 anni e mezzo. Ma è più giù o è più su? Decisamente giù. Giù, subito. Cittadini. Tranquillo, tranquillo, che vado giù. Ben fatto, Ezio. Tutto procede secondo il piano. I miei stanno sostituendo gli arcieri che hai eliminato. Adesso la via per il palazzo è libera. Ma non l'edificio stesso. Le guardie d'Emilio pattugliano ancora il perimetro.
Usa i miei uomini. Possono distrarre le guardie ed evitarti di combattere. E quando viene il momento dell'assalto, ricorda ciò che ci hai insegnato. Sii cauto, Ezio. Attendiamo nuove del tuo successo. Assassiniamo Emilio Barbarigo. Ascoltate, notizie giunte da lontano. Dato il fermento che serpeggia tra i turchi, oggi si incontreranno il Doge e i Dieci per stabilire una linea di intervento. Si raccomanda ai mercanti di ridurre i commerci con l'Egeo. Ehi tu, cosa ti salta in mente? Niente. Sa che un villaggio dell'entroterra ha smarrito il suo saltimbanco. E io odio i saltimbanchi. Alla prossima che fai ti taglio. Cosa mi tagli? Va bene. Allora c'è da irrompere dentro Palazzo della Seta e assassinare Emilio Barbarigo, che a dirla è abbastanza easy, però secondo me nasconde diversi problemi. Adesso andremo a scoprirlo. Quanti problemi cela? È vero, sono uomini nostri questi. Ok. Ecco. Oh! Che culo! Ok, prima che fugga, mi raccomando. No, che cazzo. Il cappello di carte sta crollando, Emilio. Non è che è un fastidio, me ne occuperò. Quel povero scemo di Antonio e i suoi ladri. Non parlo di loro, è l'assassino che dovresti temere. Perché? È qui a Venezia. È qui da settimane. Come fai a non saperlo? A differenza di te, ho avuto da fare. Qualcuno doveva fornire le armi ai fratelli di Firenze. Già. Prima che fugga. Mi raccomando. Allora, su. Il maestro chiede un incontro. Scendi giù! Giorni subito! Molto bene, ci sarò sempre. Se mi permetti un consiglio, forse in te aspetterei in un luogo meno compromesso. Avanti, scendi o ti butto giù io! Addio. Giù. Tu, chiama la mia barca. Deve essere vicina. Quando arriva, carica a bordo quelle casse e sta pronto a salvare. Io torno subito. Guardie! Su! Così! Proprio dritti al punto. Non provo paura, assassino. Ma rimpianto. Volevo unità. Stabilità. Ordine. Già, ma a quale prezzo? Il progresso impone sacrifici. Non provo alcuna gioia in questo. Ma non v'è altro modo. Requiescat in pace. Via. Fuggire, scappare, darsela, gam... Beh? Ah, sono i nostri uomini questi. Non resistevamo. Vieni, apriamo la porta ad Antonio. Palazzo della Seta è nostro, insomma. Sti cazzi. Il palazzo è caduto ed Emilio è morto. Tutto grazie a te, Ezio. Bene, tirate giù gli stendardi di Emilio. Restituite ciò che ha rubato alla gente. Dimmi, Ezio. Come posso ricompensare i tuoi servizi? 844.000 fiorini. Esatto. Che altro? Emilio ha incontrato un uomo di nome Carlo. Sembrava un funzionario del governo. Sai chi sia? Carlo Grimaldi. Membro del Consiglio dei Dieci. Perché lo chiedi? Che intendi fare? Fuori anche lui. Assistere a un incontro. C
5.000 fiorini. E un'altra sequenza se ne va. La sequenza esattamente numero 7 si chiude qui, così.